Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Domani e dopodomani si voterà per le elezioni amministrative 2024 in diversi comuni, non solo le amministrative, però in diversi comuni si voterà per il sindaco e per l'amministrazione. Anche Rivarolo voterà per le amministrative e questa è, diciamo, l'ultima intervista prima delle elezioni e intervistiamo Helen Ghirmu della lista Energia per Rivarolo. Benvenuta. Grazie mille, grazie. Mancavi all'appello. Allora, perché hai scelto di candidarti innanzitutto? Che bella domanda. Che difficile! Ma no, ma come difficile? No, non mi rispondere cose strane come è già successo in passato, tipo me l'hanno detto gli amici, sono quelle cose brutte. No, beh, a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, è una bellissima domanda in realtà, perché tutto è nato 5 anni fa con una prima scommessa, che è stata quella di accettare un assessorato al commercio e allo sport, tra l'altro due assessorati veramente importanti per una città come quella di Rivarolo. E il percorso di questi 5 anni, tra l'altro con 2 anni di Covid, che sono stati un'ulteriore grandissima scommessa per essere, insomma, la prima esperienza amministrativa. In questi 5 anni mi sono veramente appassionata alla cosa pubblica ancora di più e soprattutto a guardare l'ente in tutti i suoi aspetti. E diciamo che questa passione è stata anche fortemente colta dal mio gruppo, che ha, insomma, nel momento in cui è stata ora di scegliere un candidato, ha fatto convergenza su di me e ho accettato ben volentieri, perché mi piace proprio l'idea di guardare la città con uno sguardo di insieme e quindi di andare un po' oltre quelli che sono stati i miei assessorati, perché vedo un tutto connesso. E se riusciamo a connettere veramente le varie anime della città, possiamo fare grandi cose. Sono diverse le cattiverie che volano nei tuoi confronti, ma cattiverie su cose inutili. Vabbè, a parte che sei donna, sei giovane, quindi magari questo intimorisce un po', però sul fatto che non sei di origine canavesana, ma tu in realtà sei canavesana. Ebbene sì, almeno per metà. Io ho avuto modo di raccontarlo anche con dei volantini, perché mi sono proprio accorta che era un'esigenza. Adesso, tolta la cattiveria di chi magari usa e strumentalizza per, insomma, per ragioni puramente elettorali, però mi sono accorta che c'era l'esigenza da parte dei nostri cittadini di sapere chi io fossi. E quindi mi sono raccontata. Io sono per metà eritrea, mio papà è eritreo e mia mamma è valchiusellese, quindi assolutamente canavesana. E sì, mi sono trovata a dover dire, io mi sento assolutamente rivarolese, perché a Rivarolo sono cresciuta, a parte il fatto di essere nata a Torino e di aver vissuto i primi anni a Torino, poi in realtà con mamma che lavorava presso le scuole elementari, è stato, insomma, subito gioco facile venire a vivere a Rivarolo, che era proprio il cuore, io lo dico sempre, il cuore tra Torino e la Valchiusella, il punto in cui non solo mamma lavorava, ma in cui sia i nonni mi portavano al mercato, sia comunque la famiglia aveva voglia di passare del tempo, perché è una cittadina piena di servizi, ma allo stesso tempo molto a misura d'uomo, piena di verde, piena nelle frazioni, piena di possibilità anche per crescere con dei valori sani. E quindi il desiderio della mia famiglia poi di costruire il futuro su Rivarolo nasce anche proprio dalle qualità di questa città. Io sono cresciuta qui e dico sempre che Rivarolo è stato un luogo molto più accogliente, a mio avviso, di Torino. Quindi, indipendentemente dalle cattiverie, anche un po' dalle diffidenze forse che sono un po' emerse, trovo che grandissima parte di Rivarolo sia stata subito anche incuriosita dalle mie origini. Poi l'Eritrea, peraltro, colonia italiana, ha un sacco di collegamenti anche con il piemontese. Raccontavo appunto che c'è un ponte che si chiama Cacustalon Cacusta, a caratteri cubitali, quindi piemontese arriva anche lì. Però questo, ecco, per dire che ci sono due culture in me. E questo è sempre stato un po' una caratteristica, mediare tra due culture
anche molto diverse, no? Dico, il calore dell'Africa e la solidità valchiusellese, ed è stato un grandissimo esercizio di mediazione, prima personale, dentro di me, e poi portato fuori, portato all'esterno, applicato anche al mio desiderio sempre un pochettino di mediare le situazioni. E quindi sono qui a raccontare che mi interessa, e per me è sicuramente un valore fondamentale, la pluralità di idee, la capacità di mediare idee. Che qualcuno dica per il colore della pelle e pensi di conoscere la mia religione, mi sembra assurdo doverlo anche dire, ma insomma mi hanno visto tutti crescere in oratorio, andare a messa, però ecco, io trovo sgradevole usare la paura di quello che non si conosce e strumentalizzarlo, perché ci sono tante culture che vanno rispettate e che hanno tutto il diritto di essere assolutamente integrate alla comunità, senza però che questo significhi dire che poi un'amministrazione comunale si debba occupare di costruire luoghi di culto. Questo non lo fa un'amministrazione comunale. Infatti. Sono altri gli obiettivi dell'amministrazione, nel nostro programma sono ben dettagliati, ma difendere il diritto di espressione, questo invece sì, è un dovere che mi sento di assumere. Bene. Prima di addentrarci nel programma, un'altra cosa è che la tua lista è una sorta di continuità in un certo senso per quanto riguarda l'amministrazione uscente, però non lo è totalmente, cioè c'è anche della discontinuità, perché in fondo è un gruppo nuovo e con idee nuove, progetti nuovi. Assolutamente sì, e mi piace pensare a un grande esercizio che abbiamo fatto cercando di definirci quando abbiamo costruito la lista, anche con un gruppo di lavoro molto molto numeroso, no? E ci si è un po' interrogati, ai rivarolesi piacerà o non piacerà la continuità, ma il tema non è piace o non piace, quello che possiamo offrire è quello che possiamo dare alla comunità. La continuità io trovo sia fondamentale e importante, perché abbiamo tantissime progettualità aperte, di cui davvero si può iniziare a lavorare da lunedì, cioè lo raccontavo, per sbaglio un ufficio mi ha detto allora lunedì decidiamo questa cosa, ma siamo allineati, abbiamo tutte delle progettualità avanzate e con delle idee ben salde da portare avanti, e la continuità è quello che ci garantisce di avere una certa competenza su alcuni temi, che speriamo di aver dimostrato in questo mese di confronti con la cittadinanza, di dibattiti, eccetera. E sono competenze che abbiamo acquisito e che abbiamo a disposizione e che ci permetteranno di andare davvero più spediti su alcune progettualità, perché non dobbiamo formarci su alcuni aspetti. E poi l'elemento di discontinuità sono tutte le nuove energie che abbiamo portato nel nostro gruppo e che mettono a disposizione competenze personali, studi, ma anche e soprattutto visioni che abbiamo assolutamente accolto nel programma. E penso che il nostro programma faccia vedere tanto quanto portare avanti alcune progettualità sia importante, quanto provare degli approcci diversi possa essere di stimolo a dare quella svolta che un pochettino tutti desideriamo. E quindi miglioramento continuo è diventata un po' la definizione che ci diamo, andare sempre avanti, crescere sempre di più insieme e procedere. Per quanto riguarda il programma, è un programma ricchissimo, perché sono 46 pagine, cioè veramente, veramente ricco di progettualità e che tocca tutti gli argomenti. Quali sono quelli prioritari? È difficile stabilire delle priorità, perché se si legge il programma ci sono questi pilastri fondamentali che poi tengono insieme lo sviluppo dell'intera città, quindi penso alla rigenerazione urbana, allo sviluppo ma che sia sostenibile, quindi una spinta commerciale ma allo stesso tempo con un'attenzione alla sostenibilità, e immagino tutte le economie di prossimità che possono caratterizzare l'esperienza cittadina, alla scuola, comunità educante, all'inclusione, al lavoro. Abbiamo citato in un tratto del programma anche Papa Francesco con
tierra, techo e trabajo, quindi terra, l'agricoltura, tetto, la casa e lavoro, che sono delle necessità fondamentali per la città. Abbiamo parlato di sicurezza. Tutti questi pilastri reggono poi lo sviluppo cittadino e di tutte le microprogettualità che si possono sviluppare intorno. E la bellezza, io trovo, di questo programma è vedere quanto poi tutto sia interconnesso. Mm-hmm. E quindi lavorare sulla sicurezza genera beneficio per il commercio, lavorare sulla comunità educante, sulla scuola, genera beneficio anche sull'inclusione, sul sociale, sullo sport. E quindi sportivizzare la città può generare anche bellezza e migliorare la fruizione degli spazi pubblici. È tutto un insieme connesso. E quindi le priorità sono molte, ma la squadra è forte e quindi ognuno porterà un pilastro sulle spalle per portare avanti le nostre progettualità. Certo, sì, infatti già la presentazione, comunque ognuno ha diciamo parlato di un pilastro e degli argomenti connessi al pilastro, diciamo, al quale si sente più portato, esatto, che sì, sente più, che sente dentro, ecco. E, però diciamo qualcosa del programma lo stesso. Cosa vogliamo approfondire? Allora, vabbè, a parte i progetti che sono quelli aperti, quelli che sono in cantiere, partire da lì. Partiamo dai progetti in cantiere. Penso che solo ieri abbiamo approvato la progettazione per terminare il rustico della nostra scuola elementare. Mm-hmm. È un progetto ambiziosissimo, con un piano economico veramente molto molto importante, per cui sarà fondamentale iniziare subito la ricerca di fondi, perché non sarà facile sostenerlo con il solo bilancio comunale. Certo. Dobbiamo anche pensare a questo quando pensiamo alle nostre progettualità, ma allo stesso tempo era fondamentale lavorare su questa progettazione per poter avere qualcosa di concreto da presentare ai bandi, eccetera, per riuscire a trovare dei finanziamenti. Dicevo l'altro giorno che c'è una base di 3 milioni di euro, in realtà poi aggiungendo IVA, costi di progettazione, è ancora più alta la cifra, e c'è da dire che è uno degli investimenti chiave fondamentale, pensando al fatto che proprio nella nostra scuola mancano degli spazi molto, sì, importanti. E occorre cominciare a lavorare in quella direzione, piuttosto sviluppandolo per lotti, ma cercando di ottenere del risultato. Certo. Abbiamo un dossier aperto su cui si sta lavorando, su cui stiamo raccogliendo anche i contributi. Proprio in questi giorni mandiamo gli ultimi giorni per mandare da parte nostra, ovviamente, l'invito anche alle associazioni e ai fruitori del plesso polisportivo e tutte quelle che sono le necessità del nostro centro polisportivo. Il nostro centro è un centro all'avanguardia, unico nel territorio, che ha però bisogno di tutta una serie di interventi, e anche con i piani economici sono altissimi. Penso alla progettualità che già abbiamo da candidare a bando, anch'essa sulla piscina, solo sulla piscina 1.800.000 euro. Abbiamo ieri dato le linee di indirizzo per il nuovo palazzetto, e anche lì avremo delle cifre molto molto importanti da reperire. Allo stesso tempo la rigenerazione, la riqualificazione di tutti gli altri spazi, anche dal punto di vista termico, cercando di andare a prendere dei fondi specifici, penso al GSE, che ci permetterà di fare della riqualificazione anche da quel, certo, punto di vista. E quindi di nuovo un dossier aperto per prepararci a delle candidature. Dobbiamo iniziare a pensare che per riuscire ad ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per Rivarolo, dobbiamo riuscire a fare rete con i comuni e dimostrare quanto sia importante, un po' come è stato fatto per la progettualità di Villa Vallero, una progettualità che poi era stata candidata in un bando anch'essa, e che è stata poi finanziata proprio perché l'assessore alla cultura ha insistito con i comuni che avevano già ottenuto finanziamento perché fosse riconosciuto anche l'intervento su Villa Vallero, proprio riconoscendo il ruolo centrale di Rivarolo per sviluppare, certo, un luogo aggregativo, socioculturale,
che attraversasse le generazioni e fosse veramente una proposta intergenerazionale importante, e quanto fosse strategico questo investimento per il territorio. E così è avvenuto, quindi c'è stata una forte azione politica su un intervento come quello che è in cantiere, un cantiere aperto adesso su Villa Vallero. E quindi, come dire, opere ne abbiamo per fortuna in ballo, abbiamo la mensa in Argentera, abbiamo l'asilo nido che potrà permetterci di ampliare anche i posti bambino, e quindi abbiamo veramente diverse progettualità aperte, ma soprattutto progettualità per cui andare ancora a cercare fondi e sì, su cui creare interventi. In più, tenendo sempre il focus, e questo è stato uno dei pilastri del nostro programma, sul fatto che ormai i bandi ministeriali in modo particolare puntano sulla rigenerazione. Mm-hmm. È anche ormai una tendenza quella di non consumare più nuovo suolo, ma cercare ovviamente di ottimizzare tutti gli spazi da rigenerare. E quella è un po' la scommessa che vorremmo lanciare con un concorso di idee sull'area Valle Susa, per capire se riusciamo ad essere di stimolo, anche stimolando il privato a venire un po' dietro a noi per proporre qualcosa di nuovo che lanci la formazione professionale, perché no, e quindi rendendo quello spazio uno spazio veramente che sia a servizio della comunità. Sì, anche perché adesso è in parte abbandonato, comunque tutto il lato. Allo stesso tempo ne vediamo le potenzialità, certo. Cioè, oltre allo stato di abbandono su cui occorre lavorare sicuramente anche con la proprietà, eccetera, ma c'è una grandissima potenzialità, sì, e quindi sicuro. Abbiamo voglia di vedere le potenzialità oltre al disagio, e su quello si lavora nel qui e ora, però anche un po' il coraggio di andare oltre, di sognare anche un po' lo sviluppo di quell'area partendo da quello che è nostro. Noi abbiamo un salone di Via Montenero, su cui si può intervenire e cominciare a farlo diventare veramente quello spazio polifunzionale di cui la città ha bisogno, certo. Con alcune modifiche possiamo cominciare a intervenire lì e sperare di generare poi un rilancio dell'area. Eventi. Sì. Eventi. Allora, il tema degli eventi è stato sicuramente un tema dibattuto, anche perché è chiaro che l'evento genera poi attrattività, certo. E quindi crea quel dinamismo e quella vivacità nella città che chiaramente tutti auspichiamo, sia per insomma avere una Rivarolo sempre più riconoscibile, sempre un po' più sulla bocca di tutti, sia insomma generare benefici anche uh-huh. per la dimensione commerciale. Noi nel nostro programma ci siamo detti che vorremmo puntare sul creare un festival veramente riconoscibile. Sì. Pensiamo al fatto, per dire, Castellamonte alla ceramica, Ivrea sì. a Olivetti, al Carnevale di Ivrea. Noi dovremmo cominciare a creare qualcosa che rimanga in mente. E questo potrebbe essere una scommessa dell'amministrazione, lavorare su un festival di 2 o 3 giorni uh-huh. e puntare su una caratterizzazione forte e su un grande certo. lavoro di marketing su questo. Allo stesso tempo però valorizzare le attività delle nostre associazioni, sì. perché io non posso sentire che Rivarolo non è viva, perché io so quanto le associazioni lavorano e si impegnano, e quante proposte culturali, di attrattività ci sono e ci sono sulla città. Quello che l'amministrazione può fare è aiutare le associazioni ad entrare in una rete, a promuovere di più, a creare mm-hmm. un grande manifesto e quindi rendere riconoscibile ancora di più all'esterno il grande lavoro che già viene fatto. Penso, e all'esperienza che abbiamo anche condiviso, al nostro sport al parco, che è il fiore all'occhiello delle manifestazioni dello sport. Tutte le associazioni sportive hanno un momento di condivisione, di pubblicità anche per le loro attività in un momento strategico dell'anno. È veramente una delle manifestazioni più importanti anche per lo sport, perché veramente da una risposta a tutte le associazioni di Rivarolo e non solo, perché ci piace sempre ragionare come territorio. Certo. E nell'ultimo anno è entrato in un circuito nazionale in cui comunque Rivarolo è diventato l'immagine dal palco del nostro Parco Malgrà, ha girato in tutta Italia come esempio di giornata dello sport, Sport City Day.
E questo per me è stato un grande orgoglio, consci però che è un lavoro che non nasce dall'alto, è un lavoro che nasce dalle associazioni che certo. fanno rete e vogliono dare un servizio alla comunità. Ecco, quello che spero che l'amministrazione possa fare è valorizzare ancora di più quanta vitalità già c'è, perché va riconosciuta. Non cito nessuna associazione, solo no, perché no, sono tutte. Tante. Cioè, adesso ho fatto un esempio, ma perché è stato un esercizio che abbiamo fatto di promozione anche a livello nazionale, siamo certo. finiti veramente in tutti gli articoli, e vedere il nostro parco come prima pagina di articoli a livello nazionale mi ha dato una grandissima soddisfazione, ma abbiamo degli eventi che sono veramente dei fiori all'occhiello, possiamo aiutare le associazioni promuovendo certo. di più. Esatto, perché sono eventi che vengono organizzati dalle associazioni in città e anche nelle frazioni, anche. Perché Rivarolo anche delle frazioni belle vive. Anche, assolutamente, e alcune collaborazioni che sono già nate stanno portando anche ad esempio, mi viene in mente, i concerti di Natale a rotazione in frazioni nelle chiese delle frazioni, e su questo possiamo lavorare ancora di più, portare presentazioni di libri. Pensavamo anche in una delle fiere più belle che abbiamo, la Fiera Agricola dell'Argentera, perché non mettere un evento culturale, un teatro all'aperto, fatto anche in frazione, che potrebbe supportare e fortificare ancora di più la fiera, che è già una fiera molto molto importante, soprattutto nella casa dell'agricoltura. Faccio veramente un esempio per mille, però sicuramente anche andare a ramificare gli eventi e creare degli eventi a collegamento. Certo. Abbiamo predisposto delle cartellonistiche, adesso verranno poi piazzate nelle prossime settimane, anche di descrizione di tutte le nostre chiesette. Abbiamo i forni, le chiese, ci sono certo, delle tipicità cose. Eccezionali, e il lavoro dell'amministrazione deve davvero essere quello di promozionare e divulgare. Certo, sì, no, quello è molto importante. Poi vabbè, le frazioni diranno anche sì, ma noi vogliamo anche le strade a posto, certo. e tutto quello che è ordinaria manutenzione, che a volte viene tralasciato, perché comunque anche quello è un costo, perché comunque quella delle difficoltà per un'amministrazione, non è tutto così semplice, così immediato. Certo, penso proprio a come abbiamo impostato il programma parlando di frazioni. Abbiamo impostato il programma dividendo due rami, uno è quello delle manutenzioni, uno quello della promozione del mondo culturale certo. rurale e dell'agricoltura. Ovviamente sul piano delle manutenzioni ci siamo accorti che è sempre un po' un inseguire le necessità, e quindi non si è mai così efficaci. Abbiamo voluto pensare di impostare dei consigli di frazione in modo da avere da ogni frazione dei rappresentanti che riescano a tenerci aggiornati sulle certo. necessità in tempo veramente reale, con una continuità anche di un certo tipo, dando anche più momenti di ascolto e di confronto mm-hmm. con le frazioni, perché alle volte ci sono dei piccoli problemi che si risolvono veramente con poco, e questi incontri che abbiamo fatto lo hanno dimostrato, perché veramente con poco il problema si poteva risolvere, arginare, eccetera. Certo. Ci sono altre progettualità più importanti che richiedono anche maggiori fondi, per cui è anche giusto tenerci aggiornati mm-hmm. e stilare un piano di interventi che ci permetta di dire: allora, il budget è questo, andiamo in ordine di priorità, dalle urgenze e così via. E poi ovviamente agire e cominciare con una pianificazione ordinata, sia a condividere con i cittadini, sia poi a dare delle risposte anche nell'ordine delle manutenzioni, che è fondamentale per le frazioni, anche per il centro. Certo. Ovviamente. E insomma, cominciamo poi a vederci anche qui come un tutt'uno connesso, banalmente anche i collegamenti. Perché se vogliamo essere davvero un tutt'uno connesso e non dividere il centro uh-huh. dalle frazioni, anche lavorare sui marciapiedi che colleghino, certo. Faccio l'esempio sì, più semplice, da Pasquaro alle scuole medie manca un camminamento di cui si è parlato anche a lungo, quindi quello potrebbe essere già un primo intervento che permette anche di avere quella mobilità dolce, corretta, che tenga sempre le frazioni uh-huh. collegate al centro e ai servizi del centro. Il tempo scorre veloce, ma prima dell'appello finale, l'appello al voto, tu vivi la città, nel senso che ti si vede in giro con la bicicletta, ma non solo adesso in periodo elettorale, è sempre stato così. Quindi, se dovessi essere eletto sindaco, saresti comunque il sindaco in mezzo alla gente, oppure cambierebbe qualcosa? No, direi assolutamente il sindaco in mezzo alla gente, perché non riuscirei a essere diversa, anzi
forse è proprio quello che serve essere in mezzo alla gente, più ancora di quello che siamo stati. Io mi rendo conto, faccio un'analisi puramente personale, che ho avuto bisogno di imparare tanto e quindi forse tante volte sono stata tanto in ufficio, tanto a cercare di capire alcune problematiche. Sono stati 5 anni molto intensi, però spero, ecco, insomma, che tutto il tempo speso all'interno della casa comunale, insomma, sia stato restituito in questi momenti di confronto, in competenza e in capacità che abbiamo maturato. Oggi è sicuramente però importante migliorare anche la comunicazione con le persone, ed essere tra le persone, ed essere sempre accessibili. Uh-huh. Non avere, ecco, anche questa porta aperta del comune che ci serve, ma ci serve perché siamo il primo fronte a cui il cittadino può rivolgersi. Certo. E a volte si rivolge a noi anche per competenze non comunali, ma ha bisogno di un interlocutore. E il nostro primo dovere è essere interlocutori diretti per i cittadini, anche quando è scomodo. E io dico sempre che, anzi, quando ci vengono dette le cose scomode, è lì che possiamo migliorare e possiamo crescere. Quindi saremo sempre tra la gente, io ma tutta la squadra, e questo ci permetterà di essere ancora più capillari, e saremo comunque sempre a disposizione anche degli organi di stampa per condividere di più, perché tante volte ci aiutate anche a veicolare dei messaggi. Questo è importante che impariamo a farlo ancora meglio, per trasmettere di più anche il lavoro che si sta facendo e tenere le persone sempre aggiornate, che è importante perché noi amministriamo la cosa pubblica e dobbiamo tenerci assolutamente sempre in massima trasparenza a disposizione, uh-huh, per aggiornare su quello che sta accadendo. Certo, sì, perché molte volte i cittadini non si rendono conto di come si sta muovendo la macchina amministrativa, certo, e dei progetti che sono in cantiere e di come evolvono. Certo. Appello al voto. Ah, no, prima vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualche messaggio, qualche punto del programma, qualsiasi cosa che ci tieni a... Aggancio il messaggio all'appello al voto, facciamo un'agganciata unica. Difficile fare gli appelli al voto, perché sembra sempre di chiedere per sé. In realtà noi siamo, e dico noi perché parlo sempre di squadra, e io non ci sarei senza una squadra importante come quella che siamo riusciti a costruire in questi mesi di lavoro. 8 uomini e 8 donne è già un primo messaggio, l'ho detto tante volte, lo ribadisco ancora, un messaggio di equità e anche la grande scommessa, in fondo, che il gruppo ha deciso di fare candidando una donna giovane, una donna che ha scelto di sospendere la propria attività lavorativa per dedicarsi all'ente in tutto e per tutto, perché, insomma, tolgo la terza persona, torno a parlare in prima persona, ne sento la necessità, sento il dovere, ecco, di dare tutto quello che ho, visto che mi è stata riconosciuta fino ad oggi una fiducia, e se mi sarà riconosciuta ancora continuerò in questa direzione a dedicare il mio tempo in modo totale alla vita amministrativa, perché molto c'è da fare. 8 uomini e 8 donne che sono a disposizione della città, esattamente come me. Noi ci mettiamo a disposizione. È una scommessa, è una candidatura giovane, è una squadra energica, ma non solo per età. Abbiamo cercato di essere rappresentativi di tante aree, certo, e di tante sia zone fisiche ma anche di tante esigenze. Non abbiamo parlato, ecco, magari degli anziani, dei giovani. Noi nella nostra lista cerchiamo di essere rappresentativi veramente di tutte le fasce che hanno bisogno di dire qualcosa, certo, e di essere rappresentati e di lavorare per la città. 8 uomini, 8 donne, una candidatura femminile, un po' colorata, ma colorate sono le idee, quindi nella diversità dei colori, nella diversità delle proposte, il motivo per cui noi ci mettiamo a disposizione, saremo sempre a servizio della città. Ci siamo, speriamo che abbiate, insomma, avuto modo di conoscere le nostre progettualità, di sapere, insomma, di poter cogliere il livello della nostra preparazione, perché molto c'è da fare. Dobbiamo pensare a Rivarolo come cuore del Canavese, abbiamo tutta l'energia per farlo, abbiamo creato tutta la rete per farlo anche con i comuni limitrofi. Andate a votare, che è importantissimo, dite la vostra e noi siamo qui. Grazie, grazie Eren.
Quindi mi raccomando, domani, sabato 8 e domenica 9 giugno, andate a votare per le elezioni amministrative, regionali ed europee, perché la scelta è un diritto. E continuate a seguire Obiettivo News.